Salve a tutti, rieccoci qua sul Cammino del Genere. Sono John Farley. Allora, dove eravamo rimasti? Ah, già, ora ricordo. Ho formato qualche titanite verde, giusto per essere pronti a potenziare la nostra Svayander. Visto che dovrà diventare del caos, ci serviranno delle titaniti verdi per farla diventare del fuoco. Poi, una volta del fuoco più 5, la faremo diventare del caos. Ora, volevo fare una capatina all'Undead Asylum, al rifugio dei non morti, al tutorial. Ma salve! Needed much to know the gate. Is that you? Ma certo. Yes, I think well. Grazie, onda di forza e non ci servirà a niente. Però la Very prendiamo lo kind stesso. enough. No, Ah, not scendere at da all. sotto. Bene, bravo. GG. Allora, dicevo, andiamo all'Undead Asylum. Salve, salve. C'è la congrega. Allora, dicevo, all'Undead Asylum andiamo a prendere un po' di cosine, perché là troveremo ad esempio titaniti rosse, la lastra per lo scudo, poi troveremo la bambola per andare nel dipinto di Ariamis. Ho sbagliato, vaffanculo, porca, sono un coglione. Perché parlo mentre devo concentrarmi? Allora, un po' di maratona, dai, via. Allora, dicevo, titaniti rosse. Ah, beh, non ci devo, con te non devo parlarci neanche. Allora, titaniti rosse, poi cosa facciamo? Sì, lo scudo. Poi volevo prendere anche lo scudo cimiero da Lot, se da Lotre, diciamo, sì. Da Oscar, volevo dire. Quello è un bellissimo scudo, bello leggero, ha una difesa magica impressionante, difende 100%, ha più stabilità dello scudo cimiero ondulato e pesa come lo scudo cimiero ondulato. Quindi, insomma, è davvero un ottimo scudo. È anche bello da vedere, infatti è il mio scudo preferito di quelli medi. Bello anche lo scudo tondo, quello di... Ma cosa sto facendo? Giorna, concentrati. Calma, sono le cose con calma. Concentro un attimo, le cose le faccio tranquillamente. Allora, vediamo chi è la chiave, va. Chiave 2, Rif Mort della morte oscura maledetta. Ok, eccoci qua. Allora, ci sarà da far fuori anche il demone vagante. Sì, ma quello non dovrebbe essere un problema. No, non lì. Bene, facciamo finta di essere un uovo. Allora, fatto questo, fatto l'Asylum Demon 2.0, vedrò quante anime abbiamo. Volevo assolutamente usarle per la fiamma della piromanzia, assolutamente. Poi, una volta fatto questo, direi di andare a farsi la svaianda del fuoco. Ora svegliamo il fuoco oppure andiamo direttamente da Sif. Non so, che faccia? Alla fine non ci sarebbero neanche dei falò in terra. Sì, potrei. No, dai, per primo andiamo. Sì, dai. Sì, andiamo nelle catacombe addirittura. Oppure no, non so, sono indeciso. Certo, un colpo e mi toglie tutto l'equilibrio. Grazie. Ma morite. Allora. Beh, prima di andare contro il demone vagante, magari facciamo un bel giretto, eh. Allora,
Facciamo un falò che non ho neanche acceso e che non accenderò. Faccio al nostro amico. Salve! Lei troppa? Lei troppa, vero? No. Attaccami, dai, voglio farti un parry fatto bene. Non con lo scudo. Eccolo qua. Riposta. E allora, questi ci dropperanno la titanite rossa, che è essenziale per la nostra futura svenda del caos. Ovviamente diventerà del caos una volta arrivati allo Stasis, e spada nella cavaliera. Ma io, cioè veramente, vabbè, lasciamo stare. Lasciamo stare, è una cosa inconcepibile. Lì, c'è Oscar vuoto. Non ci vedi? Ah, ci hai visto. Farò lo scherzone. Che idiota. Ah, sei proprio. Ma porca miseria, ma. Dai. Un calcio? No, sì. Lo do io il calcio. No, è vero che non posso dare il calcio. Ma la smetta. Ah, ma. Perché non riesco a fare i parry oggi? Che mi succede? Dai. Oh, là! Finalmente! E cos'è sta cosa? Oh! Boh, chissà che mi sarà preso. Scusa Oscar, ma purtroppo eri impazzito. Sì. Allora, dobbiamo tornare nella nostra cella, così troviamo anche la nostra bambola preferita, Barbie non morta. Ok, lo so, questa era oscena, perdonate. Tenterò di recare ammenda. Salve, venga, venga qui, c'è posto. Mi dispiace. Mi dispiace. Backstab numero 1. Backstab numero 2. E basta. Abbiamo già due titaniti rosse. Ottimo. Ottimo, ottimo. Eccoci qua, bambola, insomma. Bene, ora andiamo contro il nostro demone vagante. Che è lì che si aspetta. Guardalo lì. E lì che adesso lo aspetto qua giù. Arrivo, arrivo. Ecco, però mi piacerebbe tipo entrare da qui. Solo che non si può. No, non so. Niente. Arrivo. Mi dia un attimo. C'avevo ancora una resina io per caso. Carbonizzata, magari dorata, ce l'ho, perfetto. Ma perché? Ma secondo me potrei usare la claymore, visto che ce l'ho del fulmine. Ce l'avrò del fulmine per un motivo, no? E contro di lui usiamo lo scudo cimiero, visto che ci fa danni magici. Là! Però visto che lui. Tu intanto hai capito. Non hai capito un cazzo proprio. Ok, siamo pronti? Via! Thank you.
Yeah. Perfetto. Beh, qua abbiamo già preso tutto, bambola. Non ho preso l'anello. Non ho preso l'anellino. Prendiamo l'anellino. L'anellino simpatico. Posso anche berlo, mi fischietta. Allora, rimettiamoci in Giant Dead Mode. Eccoci qua. Tra l'altro con la roba che ho addosso adesso sono esattamente al 25% del peso. Cioè, allora, adesso ho 32,4 di peso, che per 4 fa... 32,4 per 2 fa 64,8. 64,8 per 2 quanto fa? Aspetta un attimo, sarò un marrone, ma così sono in così sono troppo, non posso avere un po' di meno, guarda che sto ansia, no, sono sempre libero, proprio pelo pelo, eh sì, e vabbè. Allora, prendiamo il nostro anello, che aspetta, questo anello che è di qua. Ok. Adesso abbiamo anche la bambola per andare nel mondo dipinto di Ariamis. O Ariamis. O Ariamis. O Ariamis. Per andare da Priscilla. Priscilla Corvo Nero. Voglio farti un backstab. Pensavo di shottarti col primo colpo. E invece... Magicamente 2. Mi dispiace. Arrivederla. Mi ha droppato qualcosa. Che cos'è? Titanite. Che culo. Droppalo. Ed eccoci qua. Nero di ferro così niente. Perfetto. Possiamo usare un osso del ritorno e tornarcene al santuario del fuoco. Ancora qua sei tu? Non ti ho esaurito il dialogo? Ma sì che te l'ho esaurito. Vabbè. Telefono, 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 telefono. No, ok. Ci sono ripensato. Allora. Adesso con 36.000 anime, però la mia fiamma quant'era? Più uno? Più due? Due uomo. Però per arrivare a più tre ho abbastanza anime, credo di sì, dovrei averne abbastanza. Potrei farla una capatina allora. Oppure addirittura andiamo da Sif. Sì, dai, andiamo da Sif. Il cimiero d'Artorias l'ho già usato, mi pare. Timo, te l'ho già usato. Vabbè, andiamo. Allora, comune dei non morti. Andiamo in municipio, nel comune dei non morti. Ci sono proprio delle battute esilaranti. Tutte fantastiche, bellezza proprio, eh? Vabbè. Allora, eccoci qua. Eccoci
non mi ricordo più se gli ho già preso il cimino della torre o no. Questa gente. Eh no, non me l'ho preso il cimino della torre. Infatti, okay, prendiamo tutto così possiamo riparare quello che vogliamo, quando vogliamo. Non è della sì, ma sì, lo sappiamo. È vero, era ancora vivo. Cerchiamo di ucciderlo. Aia, bella schivata. Però potresti stancarti, eh. Maledetto. Mi ha proprio preso, eh. Aia. Le tue istanze di danno separate. Ma dai, stunlockati, ma quanto hai di equilibrio? Sembri un nemico di Dark Souls 2. Niente, ha fatto in tempo a morire prima di stunlockarsi. Vabbè. Allora. Sicuramente. Non l'ho ancora acceso il falò. Non l'ho preso, ma non t'ho preso. Va bene. Mo' però t'ho preso. Allora. Sveglia. E buonanotte. Quanto musica sto cattando su. Niente. 8 di muschio corporeo. Buono. Allora. Non avevo neanche proprio scoperto il falò, proprio c'è. Cioè. Vabbè. Ecco, dagli una carezza. Apriti. Che intanto vado a sbloccare il falò. Viviamo la fiamma. Allora, qua si forma anche bene a dirla tutta. Qui dove andremo adesso si forma davvero bene. Peccato per i cavalieri che spariscono la prima volta. Ecco, tipo questo. Questo qua sparisce, non c'è più. Ma scusa, perché ha fatto quel movimento strano lì? Come se fosse rimbalzato. Ok, va bene. Arrivederla. Quanta vita hai? Ah, ma ti stanlocco malissimo. Mi hanno invaso? Fantastico. Dov'è? Mi hanno invaso. Ma dai. Salve. Ebbene. Mi dispiace. Rivederla. Se, quante? 7.551 anni. Va bene. Con chi credi di avere a che fare? Scusa, bello. 1, 2, 3, 4. Quanto vorrei che fosse già del caos. Sì, certo. Incredibile comunque, la mia prima invasione in live. Mi sa che ne ho tratti due. Sì, ne ho tratti due. Allora uno faccio il backstab, perché tanto sono invulnerabile.
Nope. Aia. Guarda che bella una fiaschettina. Cazzo! Quindi senza... Sloccando si possono fare queste belle cose. Bravo, bravo, curati. Ma te lo becchi un backstab, eh? Frega niente. Basta. Ancora? Scusa, eh. Chi mi hai preso? Arrivederci. Salve. Lei fa male, lo so. Però io i perri. Mi dispiace. E anche Baxter. Per fortuna che adesso in Dark Souls 3 i Baxter li hanno fissati. Qua sono davvero troppo forti. Cioè, un solo frame. Parte quel frame lì e c'è il backstab scriptato. Fortunatamente non li hanno corretti come nel 2 che fa schifo. Quel pugno di merda. Allora. Salve! No, siete troppo carini, non voglio farvi del male. Andiamo direttamente dal cane, al quale invece voglio fare del male, assolutamente. Una delle parti più tristi di Dark Souls 1. Il povero Sif. Sapete cosa vi dico? Non oggi. Prossimo episodio. Arrivederci.